Buon pomeriggio, Gobbi. È dura, eh? È dura. Per noi, Gobbi, Gobbi del vecchio conio, è dura, ma molto dura. Molto dura. Gobbi del vecchio conio, ben inteso, fiero orgoglioso di esserlo, vista la pochezza che c'è in giro. Soprattutto nei social. Oramai siamo veramente. Ci avete presente il video The Wall dei Pink Floyd? Quando ci sono questi bambini con una maschera, no? Che corrono quasi come degli automi, cioè corrono, che camminano tutti in fila come degli automi presso un tritacarne, verso un tritacarne. Siamo davvero fra i Pink Floyd e Orwell per quanto riguarda certa tifoseria juventina. Cioè, adesso la materia del contendere sono gli esuberi. Poveracci, poveracci, che cazzo li stanno facendo passare? Messi all'indice da quattro sfigati, davvero. Assurdo davvero, eh. Adesso no, perché adesso è andato via Szczęsny con la rescissione. Ora Szczęsny è un santo, gli altri sono delle merde, capito? Perché? Perché non rinunciano ai loro soldi. Cioè, guardate un po' dove arriva la dabbenaggine, il rincoglionimento, la psicosi collettiva di questi mesi difficili per noi juventini normali, ma veramente difficili. Io veramente il disamoramento verso la causa di questa squadra è dovuto 50% alla società, cioè 60% alla società e un buon 40% a questi soggetti. Cioè, se questi devono essere i miei compagni di tifo, veramente Dio ce ne scampi, ma non ci voglio proprio avere a che fare con questa gente. Cioè, raga, cioè, mettiamo. Naturalmente l'evergreen, la scellerata, gli effetti della scellerata gestione precedente. Poi stringe, stringe, ma c'è Artur, d'accordo, pienamente d'accordo, si sbaglia nella vita, eh. Moratti ha dato 10 miliardi, 10 milioni, 10 miliardi di lire l'anno a Recoba. Si sbaglia nella vita, eh. Attenzione, mica sto dicendo che Artur è stata una roba. Io stesso ho cannato su Artur, che francamente ero contento quando arrivò al posto di Pjanic, che era irritante l'ultimo periodo Pjanic. Quando ci fu lo scambio Artur-Pjanic io ero contento, perché l'Artur che avevo visto a Barcellona a me piaceva come calciatore. Poi, motivi fisici, qualche cazzata di troppo e, oh, e si sbaglia nella vita. Si sbaglia nella vita. Ci sta. Ci sta. Gli altri contratti pesanti quali sarebbero? De Sciglio? De Sciglio? McKennie? Quale sarebbe l'altro contratto pesante? De Sciglio? McKennie? Chi altro c'è? Ora mi sfugge magari qualcuno. Vlaovic? Perché Chiesa, bene o male, per me prende uno stipendio normale. Visto il livello del calciatore, anche se ultimamente forse il contratto capestro che mi sento di definire è quello di Vlaovic, ed è forse lì che è saltato il banco, che poi sono cominciati i casini, le intercettazioni, ispezioni, eccetera eccetera. È lì che sono cominciati i casini, secondo me è lì che è morta la gestione Agnelli, quando hanno preso Vlaovic, secondo me. La cosa che a me fa ridere è in queste ore il caso di Rugani, che la moglie non vuole andare in non vuole andare in quei paesi lì subito, si è sollevato il polverone, la cagnara indegna, quante gliene stanno dicendo, alla moglie anche. Ma chiedo scusa, perché non ci mandate le vostre mogli, le vostre fidanzate, le vostre sorelle, le vostre mamme, le vostre nonne lì?
Perché non lo dite a loro di andare lì e indossare, e dire che non possono uscire se non si mettono il velo integrale e queste robe qua? No, perché ragazzi, vi do una notizia, da quelle parti è un abbigliamento molto apprezzato, per non dire obbligatorio, da quelle parti lì, eh? Quindi perché non ci mandate le vostre mogli, le vostre sorelle, le vostre fidanzate lì, in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi, quelle zone là, in Qatar, non lo so, perché non ci mandate le vostre mogli e fidanzate lì? Come siete tutti francescani con i soldi degli altri, tutti francescani siete. Fanno i conti in tasca al singolo calciatore e poi si cagano nelle mutande se devono farle al proprietario. Capito? Questa è la nuova manovalanza mediatica della comunicazione Juventus. Questa è la nuova manovalanza mediatica, perché di questo si tratta. Fanno le pulci al singolo calciatore, fanno i conti in tasca quando viene a bilancio, quando costa, e non si accorgono che il proprietario spende. Fra il 22 e il 23 ha investito 4 miliardi nella sanità privata. Lì non glieli fate i conti in tasca, vero? Lì vi cagate in mano, altrimenti a crediti non ne avete, vero? Vero, signori bannatutto? Signori che bannate? Vulcano Picincia, ripeto, sono io. E lo sapete che sono io, Vulcano Picincia. Non è più il caso di specificarlo. Lo sapete che sono io, Vulcano Picincia. Vabbè, è inutile che bannate. Tra l'altro, non mi sembra neanche di essere stato maleducato, quindi, o irrispettoso o altro. Vi ho solo fatto notare alcune cose. Punto. Capisco che dovete portare l'acqua al vostro mulino. Però a tutto c'è un limite. Se vi mettete a fare le pulci ai calciatori, e non parlo solo dell'influenza, anche dei tifosi normali, vi mettete a fare le pulci ai calciatori e poi state zitti sul fatto che questo spende 4 miliardi nella sanità privata e tratta la Juve come il cane da portare a cagare. Bravi, ma che bravi! Proprio con la schiena dritta siete, eh? Orwell. Orwell, veramente Orwell, la psicopolizia di Orwell siete. Siete assurdi, eh? Ora ribadisco il mio concetto, non è che pretendo che Sua Maestà spenda 4 miliardi nella Juventus, no. Giacché ci rinfacciate sempre, voi aedi del padrone, ci rinfacciate sempre i 900 milioni in 5 anni di ricapitalizzazione. Già che ce la dovete rinfacciare questa ricapitalizzazione, allora ce la si rinfacci in modo garbato. Hai fatto 900? Fai 1000, altri 100 milioni, caro Giuntoli. Questi sono 100 milioni, da 900 facciamo 1000. Questi sono 100 milioni, rifammi la squadra e da ora in poi non vedi più una lira. Lo avrei apprezzato di più. Perché è chiaro che non devo comandare io nella tasca altrui, così come voi non dovete comandare nella tasca dei calciatori. Tutti francescani con i soldi degli altri siete. Perché non ti riduci l'ingaggio così, colà? Tutti francescani siete con i soldi degli altri. Poi il giorno che mi farete capire, care calcolatrici, che cazzo vi frega a voi di quando viene pagato un calciatore? Ma li pagate voi, li pagate. Io veramente non. La psicosi, la psicopolizia, Orwell. Stiamo diventando una tifoseria orwelliana. Attenzione, per tifoseria parlo delle nuove generazioni di tifosi. I tifosi 4.0 di cui parlavo ieri. E a proposito, pare che la curva continuerà il suo sciopero del tifo, purtroppo, dico io. Ma li capisco pure, li capisco pure. E sono dalla loro parte. Tanto oramai si è capito quale tipologia di tifoso, a quale tipologia di tifoso o di cliente, diciamo cliente, è interessata la proprietà. Lo so, mi dicono che fosse una cosa già in voga sotto Agnelli, sotto Andrea Agnelli. Non sono nessuno per negarlo, del resto la curva ce l'aveva anche con lui. Non mi permetto di obiettare, non mi permetto di dire ah. Ma cazzo, perlomeno questo puntava a rafforzare la squadra. Almeno quello. Siamo tifosi della squadra noi. Fino a prova contraria. Se
Se poi dobbiamo fare le calcolatrici, o amen, sì, c'è il fair play finanziario, il bim bam, tutte ste menate. Sì, come se lo rispettassero tutti il fair play finanziario. E qua ricadiamo sempre nella stessa storia. Siamo tutti nella stessa storia. Intanto, io vorrei sapere quando e come il Paris Saint-Germain ha rispettato il fair play finanziario, no? Lo vorrei tanto capire. Vedete perché a me piace Fabio Bergomi come youtuber? Anche a lui sta sul cazzo il fair play finanziario, e pensandoci fa bene. No, intanto si fa la guerra agli esuberi, anziché puntare ad avere una squadra, essere ambiziosi e puntare ad avere una squadra di vertice, si fa la guerra agli esuberi, si fa la guerra alla moglie di Rugani perché non vuole andare lì a mettersi il velo, si fa la guerra all'immancabile De Sciglio. Poi il giorno in cui mi direte che cazzo va fatto De Sciglio, non sarà un campione, d'accordo. A parte il fatto che De Sciglio è stato in nazionale, si è fatto l'europeo con Conte. Quindi, il giorno in cui mi spiegherete cosa vi ha fatto De Sciglio, magari sarò una persona migliore. Non lo so. Non lo so. Quanto è difficile veramente per noi juventini del vecchio conio. Quanto è difficile continuare a tifare questa squadra. Perché questa squadra, ha scelto la tifoseria da aperitivo. Ha scelto gli influencer, ha scelto questa gente qua, ha scelto il ragazzino da social. Vi voglio soltanto ricordare, cara società Juventus, che il biglietto, l'abbonamento alla Pay TV lo pagano ancora i boomer. No, giusto perché io posso capire l'influencer che se li che guadagna, che ha gli accrediti, perché li hanno gli accrediti, gli inviti, chiamateli come cazzo volete, perché li hanno, non tutti, ma li hanno, altrimenti qualcuno si sarebbe risentito. Però sappiate che a pagare sono sempre le vecchie generazioni, cara Juventus. Vabbè. Sono troppo simpatiche le calcolatrici, fanno i conti in tasca a Rugani, i conti in tasca a De Sciglio, però se gli dici che il loro padrone ha speso 4 miliardi nella sanità privata, ma che c'entra? Se gli dici che il loro padrone darà 90 milioni all'anno a Hamilton e Leclerc, ma che c'entra? Si pagano con gli sponsor, che cazzo c'entra? Sempre in tasca a lui vanno quei soldi, cioè, che cazzo c'entra? Io ho una mia attività, uno studio fotografico, faccio giornalista, in più qualche spicciolo lo raggranello anche qua. Sempre in tasca a me arrivano. Sono tre diverse attività, ma sempre in tasca a me arrivano. Che cazzo c'entra? Che stupidaggini raccontate. Orwell, ragazzi, siamo arrivati a Orwell. Siamo davvero arrivati a Orwell. Iscrivetevi al canale. Daniele Rugani, poi, già mai prendersela con chi gliel'ha prolungato il contratto, che non è la vecchia dirigenza, non è la vecchia dirigenza, è questa qui. Caro Daniele Rugani, perdonali perché veramente questi non sanno un cazzo, non sanno un cazzo della vita e dei sacrifici che uno fa per arrivare là. Ribadisco, siete gelosi dei loro stipendi? Siete gelosi dei loro stipendi? Non è colpa di Rugani o De Sciglio se siete nati con i piedi quadrati e non avete potuto fare i calciatori. Non pigliatevela con Rugani e De Sciglio. E non fate i francescani con i soldi degli altri, che magari al mercato fate la guerra col fruttivendolo sul prezzo dei pomodori. E fate i francescani con i soldi degli altri, ma levatevi dal cazzo, per favore. Per i sani di mente e i juventini di vecchio conio come me, iscrivetevi al canale. Ciao.